Amici, bentornati alla Champions Pass, questa è la quinta giornata di gara, anche oggi due partite, ora vedremo Olympique Marsiglia PSV, stasera alle 20, Lille-Juventus. Ecco gli schemi delle due squadre, molto difensivo il Marsiglia con un 4-3-2-1, che sembra più un 6-3-1, classico 4-4-2 invece del PSV. Queste le formazioni con Benedetto in attacco per il Marsiglia, la coppia Zahavi-Malen per il PSV. Si gioca nello splendido Velodrome di Marsiglia. Noi ci vediamo fra poco per il commento finale della partita. Buona partita a tutti! In ogni competizione la partita inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa non fa eccezione. Le edizioni precedenti ci hanno riservato colpi di scena e grandi emozioni. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Comincia un'altra edizione di una competizione molto attesa, Fabio. Anche i tifosi di squadre modeste possono sognare in grande. Partiti. Numero. Palla al centro. Salpara con grande sicurezza. E la palla entra in rete. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cerca di servire il compagno in avanti. Occasione da rete! Certamente fare meglio su una palla molto intelligente. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Si parte per la seconda frazione di gioco. E trova bene il compagno. Tovin con il cross. Van Ginkel ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Opportunità per Payet. Splendida reazione del portiere. E il difensore respinge. Cerca il compagno libero. E passa. Ecco il tiro. E sì, trova la rete. Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. C'era movimento in panchina. Finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Germain dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Palla in profondità per il compagno. Da lì può segnare. Conclusione. È un gol importante, cambia tutto, ridà speranza. Un gol facile facile. La palla è arrivata giusta giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Gioca una palla lunga. Guadagna metri. Occhio al tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. A questo punto del match non possono restare nella loro metà. Chance per tirare. Nagatomo. Payet. Salva la sua porta. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Finisce così, non c'è più tempo. Adesso gli aspetta un compito ovviamente molto difficile.
A ritorno devono ovviamente vincere. Finisce qua il match, il PSV Eindhoven svanca il Velodrome di Marsiglia 2-1 grazie alla doppietta di Zavi. Diciamo la verità, il Marsiglia è una delle formazioni peggiori che abbiamo visto finora in questa Champions PES. Ecco, mentre rivediamo il primo gol di Zavi al 7° minuto, poi non è successo più niente per tutto il primo tempo. La partita si è un po' scaldata nella ripresa con Zavi che raddoppia al 76° minuto e qui il PSV si è un po' addormentato. Subisce subito l'1-2 di Strootman al 79° e poi rischia un paio di volte di subire addirittura il pareggio. Un pareggio che però il Marsiglia sinceramente non avrebbe meritato. 2-1 dunque, che pone il PSV in pole position per il passaggio del turno. Ci sarà comunque la gara di ritorno da giocare in Olanda fra una settimana e vedremo cosa succederà. Chiudo qua questo video, vi do appuntamento a stasera per la partita della Juve-Lille Juventus, non perdetela, ciao a tutti!